Il governo non impugnerà le ultime modifiche alla legge Marzon, quelle che semplificavano le procedure in alcuni casi per i progetti pubblici toscani inseriti nel piano di ripresa e resilienza. Sarà tuttavia necessario un nuovo passaggio in Consiglio regionale. L'Assemblea infatti dovrà approvare un articolo di chiarimento. Nei giorni che precedono l'ultima seduta di giugno del Consiglio hanno lavorato le commissioni. Noi vedremo gli atti principali. C'è anche il via libera alla legge che istituisce il piano per la transizione ecologica. Parleremo poi di sport con la legge di cui abbiamo dato un'anticipazione la scorsa settimana che intende favorire ancora di più l'attività fisica in Toscana. Tutti d'accordo? Si aggiornano così le vecchie norme e si favorisce la pratica sportiva a tutte le età. Torneremo anche su due argomenti molto discussi nell'ultima seduta e di grande interesse pubblico. La gestione della Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada in cui ci sono troppi imbottigliamenti, troppi rallentamenti e delle altre grandi strade regionali. E il piano per le partecipate. I pareri si dividono, ascolteremo tutti i gruppi. E poi ancora in primo piano il premio Architettura Toscana, il premio La Toscana che fa bene e tante altre iniziative che qui a Palazzo del Pegaso hanno la loro vetrina. È il caso della mostra Pinocchio agli occhi verdi. Ci sono le opere di un artista di Carrara, Graziano Guiso, fino al 2 luglio nella sala delle esposizioni al piano terra di Via dei Pucci. Sembrava già il primo atto del nuovo braccio di ferro tra Firenze e Roma, tra la regione toscana e il governo. La tensione si è registrata sulla legge regionale 12 di quest'anno. In essa ci sono alcune modifiche ad un'altra legge, quella urbanistica regionale, che nell'ottica dei promotori servono ora a semplificare le procedure per i progetti pubblici del PNRR. Qualcuno pensava che potesse addirittura essere impugnata, ma non sarà così. Il Consiglio voterà un articolo di chiarimento che spiegherà meglio, si legge in una nota, che qualora ci siano difformità al PIT, queste vadano attestate nell'ambito della conferenza dei servizi. A quel punto sarà certo il via libera del governo. Due commissioni riunite insieme, quella per territorio e ambiente e quella per lo sviluppo economico, hanno intanto approvato a maggioranza la proposta di legge che prevede l'istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. Dovrà essere approvato dal Consiglio, sarà lo strumento programmatico strategico per le politiche regionali su sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici, sia riducendo le emissioni sia adattandosi alle novità. Nella seconda commissione passa a maggioranza anche la proposta di legge sull'Agenzia regionale recupero risorse per il controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. L'Agenzia, che è una società in house della Regione, svolge in pratica oggi le funzioni che prima appartenevano alle province. Si astengono al voto le opposizioni. Nella commissione affari istituzionali tutti i membri hanno detto sì ad una proposta di legge al Parlamento che è stata presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia perché le vittime di reati di mafia, in particolari situazioni di disagio e con i requisiti previsti, possano usufruire degli immobili confiscati alle cosche. Adesso, secondo il codice antimafia, essi restano allo Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche. Nella quinta commissione infine si è discusso del programma degli Stati Generali della Cultura dopo che nei giorni scorsi proprio a Firenze alla presenza del Ministro Speranza si sono conclusi quelli della salute. Tutte le interviste sono in Regionando ancora sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale. C'è anche una notizia che riguarda la crisi energetica e la nostra regione perché il portavoce dell'opposizione e tutti i capigruppo del centrodestra hanno chiesto la convocazione del Consiglio regionale a Piombino sulla questione del rigassificatore. Il presidente Gianni, lo ricordiamo, è stato nominato nelle settimane scorse dal governo commissario per questo progetto che divide l'opinione pubblica e suscita, soprattutto in Val di Cornia, alcune perplessità. A metà giugno il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano per le società partecipate, ne abbiamo già parlato, prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana in modo da assicurare il controllo della società entro febbraio del prossimo anno. Con voto per appello nominale, su 33 votanti, 21 consiglieri si sono espressi a favore e 12 contro. Spiega il provvedimento il presidente della prima commissione. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato quanto agli aspetti programmatori modificato andando incontro alle valutazioni che sono state compiute dalla Giunta regionale toscana con riferimento a Fidi Toscana, Sviluppo Toscana e anche a IMM Carrara Fiere SPA.
Da una parte si è registrata la volontà della costruzione di una unica società in house della Regione Toscana che si occupi della programmazione, dello sviluppo economico della Regione, concentrando in Sviluppo Toscana questa funzione. Dall'altra parte però c'è la prospettiva contestuale all'alienazione delle quote in Fidi Toscana di arrivare anche a un rilancio di Fidi Toscana mediante la cessione di quote a investitori privati che ne rilancino la mission e inseriscano Fidi Toscana in un programma di sviluppo della regione che però sia differenziato da quello di Sviluppo Toscana. Le opposizioni che votano contro riprendono negli interventi molti degli argomenti del dibattito di poche settimane fa sul futuro di Fidi Toscana. Noi siamo molto preoccupati per quello che vediamo come un conservatorismo della giunta regionale che è in grado di dire tutto e il contrario di tutto e poi in realtà rimane sostanzialmente ferma. E questo ci preoccupa proprio per lo stato di cose che abbiamo in Toscana. Guardiamo le partecipate, il tema della partecipate e soprattutto Fidi Toscana. In campagna elettorale si dice che si vuole rendere interamente pubblico il capitale di Fidi. Ora si fa questo cambiamento repentino e veramente drastico di linea e si mettono le azioni di Fidi sul mercato. Ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzia di gestione delle garanzie. Ecco, sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa esserci un futuro roseo per Fidi Toscana. Un non netto perché noi oggi facciamo un salto nel buio. Si tratta forse, come dire, di un atto che può essere visto con tratti di formalismo, si tratta di di codificare una decisione della Giunta che naturalmente è un cambio in corsa rispetto a quelle che erano state precisi impegni di campagna elettorale. Precisi impegni di campagna elettorale, portare Fidi in house che oggi si sono scontrati con una consulenza che di fatto ha smentito le indicazioni della Giunta iniziali. Certo è che mentre con l'operazione di Fidi in house le risorse per questa operazione erano certe, oggi noi facciamo un salto nel buio. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia sono due gli aspetti che non convincono. Il primo è la totale discrezionalità lasciata alla Giunta e ai soci privati di valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare per l'acquisizione di Fidi Toscana. Non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno. È lasciato tutto alla discrezionalità. E permettetemi, la giunta regionale 2 anni fa, la giunta in pectore, sosteneva la necessità di trasformare Fidi Toscana in una società in house, un anno dopo è arrivata dicendoci che la vuole vendere. Non mi sembra che abbiano proprio ben chiara la rotta da seguire, così tanto da poter rilasciare la discrezionalità di valutare le offerte. Il secondo aspetto è che vi è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza, misto pubblico-privato, nel quale la Regione si riserva di avere un minimo del 10%. Questo tradotto che vuol dire? Vuol dire che noi potremmo arrivare a vendere sì il 50, il 60, il 70, l'80% di Fidi Toscana, ma la Regione venderne soltanto un 10. E anche dal Movimento 5 Stelle arrivano le critiche. Manca ancora il piano strategico regionale, che è un documento che deve essere proposto a inizio legislatura, che dovrebbe essere anche il documento fondamentale che fa capire quali sono le nostre intenzioni nei confronti delle partecipate della Regione, del loro ruolo, della loro funzione, cosa potenziare e cosa eventualmente dismettere. La questione di Fidi Toscana, ad esempio, credo che sia stata gestita in una maniera non corretta, perché prima si è dato un certo indirizzo nel corso di questi 5 anni nell'ottica di un in-house, quando invece adesso le prospettive che sembrano aprirsi sono completamente diverse. Ben diversa l'accoglienza che c'è stata alla proposta di legge per favorire la pratica sportiva e che modifica alcune parti della vecchia legge toscana del 2015, peraltro una delle più innovative in Italia. È una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica e sulla prevenzione, come attraverso l'estensione di un modello che nella nostra regione
ha di fatto inventato, ha aperto la strada. L'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori. L'obiettivo è quello di allargare la platea, dalla popolazione anziana alla popolazione che presenta delle fragilità legate evidentemente al tema della cronicità. L'investimento in prevenzione è un investimento che ha anche un valore collettivo. Evidentemente il benessere di una persona, se raggiunto attraverso l'attuazione di politiche come questa, è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte. Io credo che questo sia un piccolo passo, ma un piccolo passo nella giusta direzione. La votano tutti stavolta questa legge, ma qualche distinguo c'è, arriva anche da un ex campione del calcio. Mi sarei aspettato di fare una discussione un pochino più lunga, soprattutto in commissione. È stata molto accelerata perché in 2 settimane l'abbiamo avuta 2 volte in commissione, ma sapete benissimo quelle che sono state le difficoltà di queste ultime 2 settimane con tanto di campagna elettorale, votazioni e tutto il resto, e oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche 2 settimane, ripeto, che è passata in commissione, ce la ritroviamo immediatamente in aula. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo, di molto più centrato e di dare delle risposte. Questa è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica. In ogni caso, lo sport per tutti mette evidentemente davvero tutti d'accordo qui. Riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone, debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che, se non affrontate in tempo, potrebbero anche diventare gravi. Lo sport fa parte di quelle attività, di quella parte della vita umana che deve essere promossa, perché oltre a essere un beneficio per la salute è anche un momento di comunità, di socialità, di cui abbiamo sentito molto la mancanza in questi 2 anni di pandemia. La promozione dello sport quindi deve passare anch'essa attraverso tutti gli strumenti istituzionali che abbiamo a nostra disposizione e sarà un passaggio, credo, che dovrà essere maggiormente sottolineato. C'è anche un'altra constatazione che sta alla base di questa revisione della legge. Noi abbiamo di fronte a noi circa il 60% dei cittadini toscani che praticano sport, c'è un 40% che non lo pratica, sono tanti bambini, ragazzi e ragazzi che lo fanno, bisogna incentivare e sostenere, per questa modifica legislativa va in questa direzione, era un impegno che avevamo assunto e che oggi concretizziamo con l'approvazione di questa legge. A chi non è mai capitato di restare imbottigliato anche a lungo sulla Firenze-Pisa-Livorno, ci sarà presto una novità. La maggioranza la giudica positivamente, anzi la sostiene. La Toscana si doterà di una società in-house, Toscana Strade. Era un impegno preso in campagna elettorale, oggi è il primo atto ufficiale fatto dal Consiglio regionale della Toscana, firmato da me stesso, da Italia Viva, e questo è un atto importante, un atto che dimostra la voglia di cambiare di un'arteria stradale che ha bisogno di investimenti, di manutenzione, di corsie che possano essere aggiunte a quelle attuali, quindi competenze e velocità di intervento. Nel complesso le strade toscane necessitano complessivamente di una riorganizzazione, se penso anche alla Tirrenica, al lato Palio e alla Siena Grosseto e Siena Bettolle, quelle che sono arterie di collegamento autostradale, è evidente che quelle arterie devono entrare a far parte invece della società nazionale che gestirà le autostrade, quindi 2 colossi del settore stradale che a nostro avviso devono lavorare bene e meglio in maniera specifica, dare i risultati attesi che la Toscana si aspetta. Ma cosa potrà cambiare davvero? Lo scetticismo emerge con evidenza nelle parole dei consiglieri di opposizione. Cosa sappiamo noi? Sappiamo che 2 anni le persone sono ferme sulla FIPLI. Sappiamo che per andare da Firenze a Livorno occorrono 2 ore e mezzo. Sappiamo che c'è un cantiere da oltre 1 anno. Sappiamo che abbiamo chiesto 1 anno fa di far lavorare su quel cantiere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che è successo soltanto 6 mesi dopo. Sappiamo che ieri i cittadini sono stati in fila perché nessuno aveva avvertito che i lavori partivano in ritardo. Sappiamo che quella strada di collegamento è una strada essenziale
non solo per chi la fa tutti i giorni per lavoro, ma per dare uno sviluppo turistico a quella costa, per chi vuole andare a Livorno, per chi vuole andare a Piombino, per chi vuole andare a Castiglioncello, per chi vuole andare a Pisa. E ancora noi ormai da 20 anni stiamo discutendo se aumentare o non aumentare terza corsia o non terza corsia, società unica o non società unica. Sono state tantissime le iniziative che in questi giorni sono state presentate in Consiglio regionale, dove c'è stata anche la premiazione del concorso del Corecom in collaborazione con il CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato, la Toscana che fa bene. Il premio è andato a questo bellissimo spot sociale di grande impatto e originalità. Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. Ci manca la vista, non la voglia di sorridere. Il 5 per 1000 si avvicina. Dona anche tu per dar vita a nuovi progetti. Sono stati oltre 40 i video che si sono candidati alla selezione e il parere della giuria, tutti tecnici, è stato unanime per il premio alla Associazione dell'Unione Italiana Ciechi di Prato. È un lavoro straordinario. In 40 secondi sono riusciti a raccontare le emozioni con grande spirito autoironico di coloro che vivono questo problema, questa disabilità, ma che anche offrono un'opportunità per riflettere e per sostenere chi si impegna in questa direzione. E questo concorso che abbiamo fatto per la comunicazione sociale, abbiamo la soddisfazione di aver premiato un bellissimo prodotto fatto dall'Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti della sezione di Prato e siamo molto felici oggi di poter dare questo premio insieme a Corecom. Pensiamo che la comunicazione sociale sia da sviluppare sempre di più, perché in mezzo a tante notizie brutte ci possa essere anche la possibilità di dare delle notizie belle che possono servire al cambiamento anche della società e dei comportamenti della società, e questo video sicuramente va in questa direzione. Grande soddisfazione la esprime anche il Presidente del Consiglio regionale, che conferma la volontà di migliorare la comunicazione pubblica del Consiglio, rendendola sempre più accessibile, trasparente, a servizio di tutti. Ma torniamo al premio. Compito della politica è quella di abbattere le barriere che ci sono ogni giorno, e questa iniziativa voluta fortemente dal Corecom, da Enzo Brogi, che ringrazio, che ha un titolo stupendo, La Toscana che fa bene, mettersi al servizio degli altri, e qual è la migliore comunicazione sociale per raccontare La Toscana che fa bene. Sono orgoglioso della scelta che è stata fatta, è un video stupendo che racconta in maniera dolce, garbata, ma con grande sarcasmo e ironia come anche chi è senza vista partecipa alla vita collettiva della nostra comunità con grande forza, con grande impegno. E infine ascoltiamo i protagonisti di questa idea vincente. La presidente dell'associazione spiega le finalità dell'impegno che sta dietro anche a questa idea. Facciamo tante attività, attività ricreative, ludiche, visite guidate ai musei, accompagnamenti anche a visite mediche, a fare la spesa, quello che può servire per le persone non vedenti. Noi facciamo una piccola inserimento della persona che volesse fare del volontariato, lo accompagniamo, gli insegniamo ad accompagnarci e poi pian pianino abbiamo una macchina a disposizione dell'associazione che il volontario potrà guidare per accompagnarci. Ecco. Per cui invito tutti coloro che hanno del tempo a mettersi in contatto con noi. Si è concluso, e lo avete visto anche nei nostri telegiornali, il premio Architettura Toscana era la terza edizione.
edizione. I vincitori per le opere realizzate nei 5 anni precedenti al bando sono Officine Gullo House, Scuola Comprensiva di Sant'Albino, Ginori 1735, Museo dell'Opera del Duomo di Pisa e Piazza dell'Isolotto. Il senso di questo premio è principalmente quello ovviamente di premiare le opere meritevoli, ma molto della sua importanza è legata al fatto di diciamo, negli anni creare una fotografia e una, di quella che è lo stato dell'arte e dell'architettura in Toscana, capire quali sono le tendenze, capire quali sono i pregi e capire quali sono i difetti e da lì partire diciamo, possibilmente per compiere delle azioni e migliorarci. Abbiamo avuto una bella partecipazione e soprattutto la qualità delle opere è stata alta. Ci sono ancora dei punti sui quali noi cerchiamo di insistere perché la presenza di opere pubbliche è ancora non così elevata. Noi ci aspettiamo anche attraverso tutta la campagna di sensibilizzazione che stiamo facendo per l'utilizzazione dei concorsi di poter avere più opere pubbliche all'interno delle candidature del Premio Architettura Toscana, in quanto è un premio che ovviamente premia tutta la filiera, cioè premia il committente, premia il progettista e premia l'impresa di costruzione. Le opere premiate, anche tutte quelle esposte per alcuni giorni alla Palazzina Reale di Firenze, tutte quelle selezionate dalla Commissione, sono in fondo la dimostrazione di come stia cambiando oggi l'edilizia. Siamo concettualmente passati da un involucro edilizio a un organismo edilizio, quindi interattivo, si parla di smart house a consumo energetico zero e quindi verso quella direzione il mondo della progettazione e anche delle imprese di costruzione si sta orientando e oggi è il momento di consacrare questo premio per chi è riuscito ad avere maggior invettiva e maggior creatività verso questo obiettivo. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente per tendere a unire tradizione e innovazione, per sottolineare l'importanza della Toscana come terra che sa guardare al futuro con speranza, ma che partendo dalla sua storia, dalla bellezza della sua architettura, dalla bellezza delle nostre città, si possa però pensare di costruire ancora di più luoghi moderni che sappiano coniugare la sostenibilità necessaria in questo tempo con la bellezza. È un lavoro non semplice, fatto insieme a tanti altri soggetti che ringrazio davvero tanto per l'impegno. 140 opere presentate, la voglia davvero non solo di competere ma anche di collaborare per costruire la Firenze e la Toscana del domani. Sono 23 le tele della mostra di pittura Pinocchio agli occhi verdi dell'artista di Carrara Graziano Guiso. L'esposizione che è partita da Collodi e ha girato già l'Italia, allestita nello spazio Carlo Azeglio Ciampi in via dei Pucci a Firenze, resterà aperta fino al 2 luglio. Tra le tante altre iniziative che ci sono state nella sede del Consiglio regionale segnaliamo anche il seminario di formazione dell'Ordine dei giornalisti su come è cambiato l'arbitraggio nel calcio con l'utilizzo del VAR. Interessante alla presenza di giornalisti, esperti e anche arbitri. Noi adesso ci fermiamo qui, appuntamento con una nuova puntata di Regionando, venerdì 1 luglio, sempre alle 21:15, sempre in tutta la Toscana, sul canale 15.